Presidente della Regione Mario Rivera, Severino Mannelli, per inaugurare l'Officina della Cultura e della Creatività. Dall'area interna del Reventino arriva un segnale in chiave di modernità abbinata alla tradizione. E questa è la strada per lo sviluppo della Calabria. Ma è una struttura davvero bella, una struttura importante che indica un percorso, il percorso del rilancio delle aree interne. Le aree interne costituiscono nella nostra regione l'80% del nostro territorio. Le aree interne devono essere aiutate a contrastare l'esodo, l'abbandono. Iniziative come queste che aprono spazi innovativi e li mettono a disposizione soprattutto dei giovani sono iniziative che vanno in questa direzione. Devo dire che l'amministrazione comunale di Severino Mannelli è stata lungimirante nel mettere in campo questo progetto ed è un progetto che dimostra che le risorse possono essere utilizzate bene, possono essere utilizzate per la crescita del territorio. Nella nuova programmazione comunitaria 2014-2020 noi abbiamo posto il problema delle aree interne come centrale nella utilizzazione delle risorse comunitarie. Abbiamo non a caso costituito un fondo di 200 milioni di euro da destinare esclusivamente alle aree interne, collinari e montane, aggiuntivo alle altre risorse a cui potranno attingere le realtà delle zone interne. L'altro ieri il ministro dell'Agricoltura è venuto in Calabria per lanciare insieme a noi il nuovo piano di sviluppo rurale e in quell'occasione ha avuto modo di esprimere un concetto importante, ovvero che la Calabria può essere il laboratorio a cui fare riferimento nazionalmente per un progetto di sviluppo e di rilancio delle aree interne, di contrasto dell'esodo. In questo quadro devo dire che noi abbiamo assunto iniziative concrete, iniziative importanti, innanzitutto in direzione di servizi di primaria importanza. L'ospedale di Soveria deve essere ripreso. Nel corso di questi anni, con Scopelliti alla guida della Regione, con il centrodestra alla guida della Regione, gli ospedali montani sono stati svuotati, sono stati smembrati. Noi abbiamo ripreso, grazie anche all'azione dei sindaci, del sindaco di Soveria, del sindaco di San Giovanni in Fiore, abbiamo ripreso un'attenzione rispetto a queste. Nell'ospedale di Soveria abbiamo già investito sul pronto soccorso, la medicina sarà garantita, noi pensiamo i posti di medicina saranno garantiti e saranno garantiti e potenziati i servizi di diagnostica, pensiamo che una nuova TAC deve essere instaurata qui nell'ospedale di Soveria, così come pensiamo che anche per la lunga degenza bisognerà avere una attenzione, magari pensando a 30 posti di letto per la lungo degenza, così come a servizi di riabilitazione verso le quali bisogna avere una attenzione. Soveria è il centro di un comprensorio importante, quello del Reventino, e per questo Soveria deve essere il centro nel quale i servizi di prima necessità ospedaliera devono essere garantiti e sull'ospedale noi pensiamo che bisogna investire per questa ragione. In secondo luogo riteniamo che quello dei collegamenti è un problema importante, non a caso abbiamo dato incarico alle Ferrovie della Calabria di definire uno studio di fattibilità per la linea ferroviaria Catanzaro-Cosenza che attraversa storicamente Soveria. Entro luglio sarà definito lo studio di fattibilità e dallo studio di fattibilità trarremo conseguenze concrete, ovvero in termini di investimento per l'ammodernamento della tratta ferroviaria da Catanzaro-Soveria-Cosenza, perché questo asse è un asse che collega le due metrotranvie, quella Cosenza Università di Rende e Catanzaro Germaneto. Quindi un disegno appunto unitario nel quale l'attraversamento di una ferrovia moderna di questa area consentirà di creare le condizioni di sviluppo, di crescita e anche di contrasto all'esodo. Perché la lontananza, la perifericità di queste zone non è stato e non è un fattore secondario per l'abbandono. Ecco perché è importante tutto questo. E devo dire che in questo
il sindaco di Soveria ha giocato un ruolo di primo piano, è stato il protagonista insieme ad altri sindaci di questa realtà per rilanciare questo progetto. E devo dire, non per ultimo, lo dico, che non a caso il Reventino è stato scelto dalla Regione come area pilota per un progetto delle aree interne. Insieme al Ministro Barca abbiamo fatto questa scelta e l'abbiamo fatta perché qui c'è una vivacità, c'è una condizione che permette di fare questo. Questo non significa naturalmente abbandonare le altre aree interne, no, ma qui c'è un progetto pilota che insieme al Ministero abbiamo messo in campo. Questa iniziativa stasera è il segno concreto di una direttrice di marcia giusta. Non bisogna indietreggiare rispetto a questo patrimonio che è stato realizzato grazie al percorso che il sindaco, l'amministrazione comunale di Soveria ha saputo mettere in campo, deve essere aiutato, sostenuto, rafforzato. E noi siamo qui per questo, per dire che Soveria ha bisogno di andare avanti su questa linea, sulla linea che ha tracciato il sindaco, che è qui vicino a me, e che naturalmente per questo noi sosteniamo e deve essere premiato.